Siamo arrivati a giocarci lo spareggio, ahimè, quello famoso di Reggio Emilia col Perugia. Arriviamo allo scontro diretto con il Perugia la penultima giornata con 3 punti di vantaggio. E quell'anno lì mi ricordo che a Perugia successe l'inferno. L'inferno, che picchiarono mio compagno. E lì ci siamo mangiati tutto. Ci fecero perdere la partita a Perugia, perché ce la fecero perdere. Spareggio a Reggio Emilia. Giornata con 40 gradi, un caldo terrificante. La cosa più brutta del mondo è che dopo, non mi è mai capitata che dopo 3 minuti, 4 minuti, buttarono fuori il mio giocatore, Tricarico, per un fallo che neanche me lo ricordo. Le avversità del Toro continuavano, perseguitavano. E poi perdemmo i calci rigori come al solito, perciò fu una beffa nella beffa. Quella partita la giocammo con un uomo in meno. Riuscimmo a pareggiare. E mi ricordo che quando fine partita andai a casa vedevo tutti i tifosi del Toro in massa che non riuscivano a arrivare a Torino, che si fermavano, piangevano, disperati, come noi giocatori naturalmente. Ormai tutti sappiamo come si è perso col rigore purtroppo di Dorigo che ha preso il palo interno e lì finì così un sogno che stavamo veramente cullando noi, perché per come eravamo partiti già avevamo fatto grandissime cose. Ferrante, Davvero, io, Carparelli, è l'unico ragazzo che colpì il palo pieno, che ancora vibra adesso, è Dorigo. Per un palo siamo rimasti in Serie B.